Posso dare ragione su quello che hai detto, perché magari vedendola così da fuori sì, però bisogna vedere anche il nostro centrocampo a un certo punto se aveva le batterie per cercare. No, c'aveva, perché aveva ruotato tutto, Basanisi, lo stesso Fornaro che poi è uscito, lo stesso Del Prete, hanno dato tutto. Abbiamo, metti davanti gli attaccanti in fase offensiva, sì, tutto quello che vogliamo, possiamo anche mettere come abbiamo fatto alla fine, perché poi devi fare anche. Come ho detto in precedenza anche al tuo collega, dobbiamo fare anche il ragionamento di chi e come entrare in campo per via degli under che ho a disposizione oggi, perché a un certo punto non potevo, non, di quelli che disponevo in panchina non potevamo più entrare. Abbiamo rischiato, anzi abbiamo messo Lippo alla fine perché è venuto fuori, no, è venuto fuori Fornaro, ma lo stesso. Il problema non è tanto il fatto della profondità, anche perché poi di fronte avevamo un centrocampo importante del Casarano, dove riusciva con i ritmi sia a rallentarli e poi nello stesso tempo no, nello stesso, accelerare. Anzi, ripeto, come ho detto prima, devo dire grazie ai ragazzi per quello che hanno dato, perché hanno dato tutto, fino alla fine sono stati stremati, no? Con Basanisi che ha tentato anche lui, sia nel primo tempo che nel secondo alla fine, di mettersi anche tra le linee. Dietro Diaz per cercare di dare quella spinta in più, no? Però non è facile, dopo aver dato tanto, perché non basta guardare, secondo me, per come la vedo io, non basta guardare in quanto abbiamo dato in fase offensiva, ma in quanto di quantità a centrocampo, quanto si è corso, perché guardate, giocando con 2.500 centrocampo, giocatori. Che ragazzi di quantità, no? Che stanno facendo anche bene contro gli avversari che avevamo oggi in campo di fronte, no? Perciò, come ho detto prima, sì, i cambi, però uno rischia anche di perdere la partita a tavolino se sbaglia i cambi. Se entra un 93 anziché un 94, ha perso la partita a tavolino. Dovevo rischiare questo oggi. Questa mi manca. E poi faccio completa. No, non ho avuto paura di vincere, anche perché una volta che, come ho detto prima, bisognava vedere anche i ragazzi in campo, specialmente il reparto di centrocampo, dove a un certo punto le seconde palle non riuscivamo a prenderle più. E loro sono ripartiti due volte, se non ricordo male, sono ripartiti molto, molto bene due volte. Una volta Nunez è stato servito da Gito, non ha preso la palla, altrimenti si trova tu per tu col portiere o possono fare gol. Equilibri bisogna tenerli anche negli ultimi minuti e bisogna anche cercare di sperare, come ha fatto il tiro di, se non sbaglio, di Lippo, no? Che era magari ci si sperava in quello, ma buttare la palla avanti e non prenderla e far ripartire l'avversario non è facile. Io capisco tutto quanto, capisco la voglia di vincere, ma la voglia che vuole il pubblico, che vogliamo noi, che siamo i primi noi a voler questo, no? Siamo i primi, però. E in due volte abbiamo fatto questo, abbiamo buttato, diciamo così, proprio parlando a giocare con la palla sporca, no? In avanti dove Diaz è riuscito magari a buttarla in mezzo e poi invece loro con legittimo hanno recuperato palla con due passaggi d'Alena a Citro, sono arrivati quasi in porta, no? E non è stata un'indicazione della squadra a non fare questo. È normale che a un certo punto, come anche Casarano con l'esperienza, riusciva con i ritmi ad abbassarli, e noi ci manca quello. È inutile nasconderci o dire ci manca quello perché abbiamo tre centrocampisti di corsa, abbiamo tre centrocampisti che stanno dando tutto. Abbiamo visto, si propongono, si è proposto Fornaro, si è proposto lo stesso Del Prete, lo stesso Basanisi, il primo tempo è riuscito a spaccare due volte in mezzo per cercare di arrivare alla conclusione come l'ha fatto il secondo tempo. Questa è la nostra difficoltà, è questa in pratica oggi, a non poter abbassare e alzare i ritmi quando vogliamo, specialmente con le caratteristiche, ripeto, con le caratteristiche che abbiamo noi oggi in campo, specialmente il centrocampo. Allora, non è che noi ci siamo accontentati del pareggio, non è la sensazione che magari si è visto in campo, perché di fronte abbiamo una squadra dove riusciva, abbassare e alzare i ritmi, ma nello stesso tempo riusciva anche a giocare in una fase difensiva importante, come è successo sia con Legittimo che con Guastamacchi, che riuscivano a prendere anche molti palloni. Non è quello, perché lo si è visto anche con Caputo, che con i crampi è voluto rimanere in campo, altrimenti a quel punto là potevo anche sostituirlo per poter cercare di portare. No, abbiamo rischiato, abbiamo tentato, però c'è anche la squadra di fronte, un avversario di fronte, e noi ci abbiamo messa tutta.
per cercare di vincere, di poter vincere la partita anche con colpo di fortuna, no? Come ho detto prima, magari l'azione sul Rizzo che ha calciato in porta, o magari quella con l'uomo che quando si è centrato, però bisogna essere anche onesti nel dire questo, che di fronte avevamo una squadra a un certo punto dove, come ho detto prima, si è abbassata sia a portare a casa un risultato positivo per loro, lo hanno fatto bene. Lo hanno fatto, noi abbiamo dato tutto. Oggi, ripeto, non posso dire ai ragazzi rimproverare qualcosa. Abbiamo cercato dall'inizio, fin quando abbiamo cercato. Poi è normale che non, alla fine non ci sia riusciti e siamo qui a dire dire il perché non abbiamo fatto questo in fase offensiva o meno, perché è normale, perché poi il risultato non è dei tre punti, dall'altra parte i risultati sono positivi e tu stai qua giustamente rammaricato, non sei felice di questo. No, non manca questo, non manca l'inserimento, perché oggi lo si è visto con Fornaro e sia Del Prete che si sono inseriti anche a cercare sia il primo tempo anche nella metà del secondo tempo l'hanno fatto. A centrocampo abbiamo dei problemi di equilibrio, abbiamo Basanesi, noi, che è un giocatore importante, non sta giocando nel suo ruolo, però abbiamo lui che si sta adattando in quel ruolo e lo sta facendo anche bene fino a un certo punto. È normale che ci manca la spinta di Basanesi, come lo si è visto alla fine del primo tempo o alla fine del secondo tempo, quando ha cercato di... Però è normale che noi a centrocampo non abbiamo quella giusta esperienza. Basta vedere oggi il centrocampo del Casarano, no? Quindi D'Alena, Gerruti hanno un'esperienza importante. Noi abbiamo due 2005 che sono Fornaro e Del Prete, ma dove i due stanno facendo bene. Però la realtà di fatti non mancano solo i gol dei centrocampisti, manca anche qualcos'altro, manca la giusta esperienza, stiamo pagando forse questa situazione qua, stiamo pagando, non posso dire qualcosa più, e devo ringraziare quello che stanno facendo. Assolutamente no, perché il biscotto di che un punto non serve a niente, punto. Non esiste, non serve, punto. Siamo qui a piangere che non abbiamo vinto la partita, non esiste. Io posso dire che a casa a un certo punto magari si poteva accontentare di un risultato positivo, loro sì, ma noi no. Perché noi, sapendo e vedendo anche i risultati dagli altri campi, sappiamo che oggi siamo ancora peggio di ieri. Perciò questo lo escludo categoricamente, non esiste. Mi piace che fate queste domande perché posso rispondere, perché come posso dire, non è nascondersi o dire, per quello dico io grazie ai ragazzi, quelli che hanno dato il campo. No, ma io dico, per quello dico, mi prendo a dire grazie ai ragazzi, perché se noi andiamo a giocare ad Altamura e abbiamo due giocatori che magari Lo Bosco. Andiamo a fare una buona gara ad Altamura e oggi ti presenti senza Lo Bosco, Arovalo e Cafagna, che poteva essere della partita, visto e considerato con i fuori vuota che stavano andando, con gli under che stavano andando, ti vedi cadere giù una cosa che prepari in settimana. Oggi metti la Cassia, che è un giocatore un over, lo metti a te, si fa male e ritorni a giocare con 5 under magari, no? Purtroppo, e ripeto, per questo io dico grazie ai ragazzi per quello che stanno facendo. Abbiamo delle difficoltà, sappiamo, siete anche intelligenti, siete persone, lo sappiamo che ce lo diciamo, i tifosi lo sanno, e devo fare un complimento ai tifosi per questa settimana, cosa hanno fatto a incoraggiare la squadra. E questo perché hanno capito il momento e hanno capito la situazione. Sappiamo, siamo in difficoltà di classifica, siamo in difficoltà numericamente della squadra, di giocatori. Di giocatori infortunati, lo sappiamo, per quello dico grazie ragazzi. Non te lo posso dire, perché come speravo di recuperare Garofalo a fine partita, come speravo di recuperare Lo Bosco con lo stesso Cafagna, oggi addirittura vado a perdere la Cassia e altri due sono usciti dal campo. Male Camilleri, sia domenica scorsa che oggi, ha stretto i denti per stare in campo. Allora, questo è un dato di fatto.